Sì, pensaci tu. Ma tranquilla, esce vivo, esce fresco, tagli rosso, tagli viva. Eccola. Chi? Donna Sofia Smargias, la tua cara inquilina. State attenta perché questa è capace di babocchia pure domini Dio, Fermi, Cicillù. Non mate, vi bacio le mani. Non andò. Scusate se mi sono osata. Ne parleremo domani. Sempre ai vostri comandi. Intanto gradito che sta cusarella, sono frutti pescati con le mani mie per darvi un benvenuto a Drusimare. Grazie, come accettato. E lei foste capace di farmi questo affronto? Ne parleremo domani, buona donna. Buona donna a me. Io non credevo d'offendervi chiamandovi buona donna. Ma come? Io mi presento davanti a voi con coro un coppamane e voi mi congelate. Che dire, nel 1955 la bellezza morbida e sensuale di Sofia Loren spopolava. Decenni dopo i fianchi morbidi e il seno generoso sarebbero stati giudicati, chi l'avrebbe mai detto? Giudicati anche con sufficienza. E oggi parliamo delle donne curvi, di bellezza morbida, di giudizi incauti, di pregiudizi feroci e ne parliamo con Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, che saluto in collegamento. Benvenuto, direttore. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie per essere con noi. Do il benvenuto a Catena Fiorello Galeano, scrittrice e autrice televisiva. Scrittrice e curvi. E autrice e il motivo per cui mi eccola, trovo qui qual è? Scusa. Eccola. Cioè, è là, io è quello. L'amo. Già che parte così, ecco, conquistata. Scrittrice e curvi. No, ancora non si era parlato di scrittrici curvi. Cominciamo, mi piace, rompiamo questo, la prima... Cioè, mi sento portabandiera delle scrittrici curvi italiane. Brava, mi piace. Adesso farò l'hashtag anche. A te. Quindi scrittrice, autrice, curvi. E poi Roberta Costantini, psicologa e cultore della materia in psichiatria all'Università di Roma LUMSA. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. E Fabiola Cacciatore, modella curvi. Buongiorno. Che bellezza che sei. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ecco, direttore, io vorrei partire da lei. Abbiamo appena visto, no, una bellissima e formosa Sofia Loren. Oggi un corpo come il suo sarebbe un po' così, come dire, fuori dai canoni. E questi ultimi giorni sono stati... Emma Marrone è stata sui rotocalchi, vittima di insulti, perché, diciamo, un po', come dire, un po' curvi, un po' morbida, un po' tanto morbida. Ha deciso di dare visibilità a questa notizia, lei. Perché? Guardi, la cosa meravigliosa e interessante di questo periodo è che stiamo vivendo una rivoluzione in cui bisogna disimparare quello che pensiamo di sapere, soprattutto in fatto di bellezza. E quando si parla di bellezza, il corpo delle donne diventa quasi un campo di guerra, dove si scatenano odiatori, insulti. È un tipo di conversazione che non fa bene a nessuno, a chi la subisce, ma anche a chi la dice. La verità vera è che il fenomeno dell'azzeramento di un canone estetico solo, perché di questo parliamo, la bellezza è qualcosa che libera, non che imprigiona. Mentre noi siamo stati abituati ed educati anche con la storia del cinema, dell'arte, a un solo ideale di bellezza. Quello che sta succedendo, per esempio, con la questione della magrezza o meno, è proprio che si sta rompendo una prigione in cui ci eravamo rinchiusi. Mi piace, in tanti prigione, continuano... mi piace, è così. Ecco, poi la cosa, una delle cose più, secondo me, più fuorvianti, che portano il discorso da un'altra parte, è che tutti dicono, ah, il politically correct, non si può più dire niente. La verità è un'altra, non si possono più usare delle parole che feriscono, che fanno male. Magari non fanno male a noi, ma fanno male a chi le subisce. E questa educazione all'empatia fa parte della bellezza. E ancora, la bellezza è uno strumento che libera e che migliora, non che imprigiona e fa sentire soli e più tristi. Sì, direttore, mi piace, ma chi che le libera. Decide le situazioni come devono essere? I canoni, chi le ha deciso? Chi lo dice? Tutto è relativo, non c'è una verità assoluta in genere, nella vita in particolare in questo modo.
chi è che decide il canone se una persona è bella, se è magra o se è una persona è brutta o viceversa? Siamo noi stessi, quindi dobbiamo correggere noi stessi prima di dare dei giudizi. Esatto. Esattamente questo che le dicevo. Guardi, io ho intervistato un grande stilista che si chiama John Galliano, il quale mi diceva, ovviamente non è più giovane, ha fatto anche delle grandi rivoluzioni nella moda, ma lui stesso ammetteva, è come se le nuove generazioni ci imponessero di disimparare quello che noi pensiamo sia giusto. Ed è proprio questa la rivoluzione da fare, perché non è più un corpo conforme a essere quello, conforme a chi detta i canoni, tante cose, il cinema, la televisione, i giornali, la cultura in generale. Quello che sta succedendo nelle nuove generazioni è che ci stanno abituando a un pensiero più libero e non è facile. Per esempio, è un grande cambiamento che è in atto, ma che sono sicura che è iniziato prepotentemente. Vero, Catena? È vero, sì, però dobbiamo anche dire una cosa, di abbattere l'ipocrisia, nel senso che quando vai... Io, guarda, ricorderò sempre, proprio adesso c'è stato da voi, qui ospite Ricky Tognazzi, sì. Mi avevano scelto, Simona mi aveva scelto per fare la parte in una fiction, sì, che loro, insomma, dove loro erano registi, e io facevo l'infermiera e avevo una divisa con le maniche corte. Io diciamo che quando ho preso qualche chilo, uno dei primi posti dove si vede sono proprio le braccia, e mi sentivo a disagio perché dicevo, ma non pensavo a me, dicevo vabbè, poi guarda allora. Simona mi ha dato una risposta così intelligente da farmi, cioè, lì per lì, riflette. E io sono una, attenzione, io sono una che non si fa problemi di nessun tipo. Lei mi ha detto, Catena, le donne nel mondo, quelle della vita reale, spesso hanno le braccia non perfette. Quindi io in televisione voglio portare modelli di donne reali e non finte. Questo perché? Per dire che è vero ciò che dice sia il direttore, che la bellezza, il nostro amato. Cioè, dobbiamo prima rompere, sradicare dal cervello un ideale di donna che abbiamo creato perché fosse, diciamo così, per gli altri, no? Se non sei perfetta, anche alla prima lite, ma vattene via, cicciona. Sì, ma noi stiamo parlando di donne dal punto di vista estetico, ma la donna estetico, non è solo un fatto lo so, estetico. Però prima... La donna è un fatto interiore, sì, un ma fatto dico, di cuore, sì, ma cominciamo cervello. A rompere già questi schemi. Che non è poco. E quindi, e dopo, ma anche nell'ambiente però della moda, del cinema, rompiamoli però veramente, non solo con le parole. Sì, non superficialmente. Schemi. Dottoressa, parlando di Emma Marrone, lei è una donna determinata, con grande carattere, quindi è riuscita anche a difendersi da queste accuse, da questo comportamento così offensivo. Ma ci sono ragazze che magari non riescono ad avere quel tipo di temperamento e di carattere, quindi che cosa accade? Vengono da lei per chiedere aiuto, per chiedere un supporto psicologico? Esattamente, intanto io partirei proprio dal presupposto di punire in termini legislativi questo fenomeno come il bullismo, perché veramente va protetto. Poi la ferita che provoca una critica dipende appunto dalla suscettibilità dell'adolescente, della persona, dalla vulnerabilità. Questo che comporta? Comporta un abbassamento dell'autostima e quindi la persona si focalizzerà su delle critiche magari anche campate in aria. Assolutamente. Allora vorrei parlare adesso con questa donna bellissima. Vorrei... Che ha fatto strage dietro le quinte, lo voglio dire. Ma lo perché... so, Fabiola, Fabiola Cacciatore. Ma guardate, a parte fisicamente... Spettacolare. C'ha un viso incredibile. Ti puoi alzare, scusa, vorrei farti vedere al nostro pubblico perché sei di una bellezza. È una donna che ha tutto quello che serve al suo posto, direi. Una donna normale, normale. Mi definisco io. Come vivi il tuo lavoro con tutti i pregiudizi che ci sono, con tutte le difficoltà del caso? Ne hai riscontrati tanti? Ne ho riscontrati tanti, ma soprattutto il mio lavoro come modella curvy è iniziato non per caso, ma perché cercavo la vendetta. Ero arrabbiata. Quanti anni hai? Adesso ne ho 33. Quando ho iniziato come curvy ne avevo 20, ma già da qualche anno ero una modella
magrissima, perché poi chiamarle regolari, si chiamano regolari, però sì, per me regolare significa stare bene con se stessi, ma quando ero molto magra ero anche molto malata, e poi appunto ero anoressica, ho sofferto di altri disturbi, fino a che a causa della medicina ho dovuto mettere su qualche chilo, e lì il mondo della moda mi ha chiuso le porte. Gli amici completamente si sono rigirati, esatto. Quindi gli amici si sono rigirati? Mi hanno criticato, mi hanno detto, beh, con quella cellulite là ti ritieni modella, se lo fai tu lo faccio anche io. La mia risposta è stata, fallo, io ho il coraggio di farlo, e sai che c'è? Lo faccio, ho cercato sulla rete, ho fatto dei casting e sono stata fortunata, ovviamente. Quindi beh, sei stata determinata, sono però, stata direi, molto determinata. Non fortunata. Anziché sei andata a cercarti quello che volevi. Anziché buttarmi giù, ho detto, io ci provo, e se ci riesco vedrete che le cose cambieranno. Era proprio l'inizio in realtà del mondo curvy, eravamo pochissime, c'era anche poca competizione. Adesso e da lì si è aperta una strada importante, sì, per tutte queste belle donne, sì, che hanno... Ho ricevuto tantissimi messaggi, li ricevo anche adesso, da parte di anche di mamme in realtà, che mi chiedono, guarda, mia figlia ha dei disturbi, cosa devo fare? Quindi... Cioè, capisci che c'è un mondo dietro una società, certo, che allora qui anche. Mi fanno segno che dobbiamo chiudere. Allora, siccome è un argomento che io vorrei ancora affrontare, perché abbiamo tante cose da dire anche sia con Catena che con Simone Marchetti, perché vorremmo dare spazio anche alle tue copertine. Vanity Fair compie 20 anni e hai fatto delle copertine strepitose a donne importanti come Vanessa Incontrada, come anche Noemi, che invece al contrario lei ha usato. Però ne vorrei riparlare, adesso dobbiamo dare la linea, insomma, passare. Posso dire c'è solo Tiberio cosa... che mi dice vai, Tiberio mi dice vai. Sì, certo, certo. Che ci tengo molto, è molto bello quello che si dice in studio, che sì, bisogna iniziare il cambiamento da piccole azioni. Una di queste è togliere il corpo dalla conversazione. Esatto. Tutte le volte che tu incontri qualcuno, chiedi come stai bene, e questo vuol dire come sei dimagrito. Quindi è meglio chiedere alle persone altro. È incredibile. E un'altra cosa, una le parole comune, che usiamo. È incredibile. Molto, guarda, come... che succede spesso anche a me, che voglio dire, io non faccio dieta così, però quando lavoro e sono sotto stress... dimagrisco pur mangiando tantissimo. La prima cosa che mi dicono quando mi vedono, mamma, quanto sei sciupata, quanto sei dimagrita, dico, lo so, che devo fare? Mi giustifico, perché dico, guarda, io mangio, però sono dimagrita perché lavoro, magari c'è il metabolismo che va a mille. È sempre un giustificarsi. Sì, sì. No, ma questo non va il bene. Il primo approccio, ti vedono, per esempio, torno dopo mesi, sì, magari a casa, no, la prima cosa, ma sei dimagrita, ma sei ingrassata. Direttore, sono anni che faccio questa battaglia del non dite. Facciamola subito. Insieme. Sì, perché non dite subito quando vedete una persona, sei dimagrita, sei ingrassata. Esatto. Perché tanto lo sa da sola. Esatto. Lo sa da sola se è dimagrita o ingrassata. Posso dire? Certo. Io direi anche una mia battaglia è quella di non dire alle bambine che sono solamente belle, perché sono cresciuta, voi dite non giustificarsi perché siamo grandi, ma loro, io mi ci ritrovavo nella parola bella da bambina e sono cresciuta con questo, quindi magari non dire come sei bella con quel vestitino, brava, ma piuttosto cosa vuoi fare da grande. Quindi non badare alle forme, badare oggi alla non sostanza. Alla sostanza. Oggi non parliamo del libro, non si parla del libro, però scusami. Lo sanno che l'ho scritto, va bene così. Catena Fiorello Galeano, ciatuzzo, va bene dopo così. Piccirida, l'emozionante viaggio di un bambino dentro il mistero più grande della vita, ma io siccome ti amo, sono una tua grande lettrice... Eh no, l'ho detto solo per questo, perché invito a leggere Catena, perché è molto interessante. Sì. Il prossimo tema è quello dell'età. È vecchia ancora, brava, ridicola, vuole fare... Sì, come si veste, vuole sembrare una ragazzina. Ma persino Jovanotti è stato massacrato, ha avuto un incidente, i commenti sui social... Sì. Jovanotti ha la sua età. Sì, sì, cioè, ancora va in bicicletta, ancora... Quindi l'altro tabù, affrontatelo. Facciamolo, lo affrontiamo insieme come siamo, anche col direttore... Marchetti, grazie per essere stato con noi, grazie infinite, vi aspettiamo. Tiberio, voi adesso parlate di alimentazione.